Un ciappello, un ciappello. Dobro jutro, dottore, buongiorno. Che c'è? Vado dal maestro Paolillo. Sta male? Dice che ha 39, vado a vedere. Lo faccia riguardare. Per carità, venga a letto. È vecchio, di salute cagionevole. Gli dia un tubetto d'aspirina. Avanti. Scusi, signor direttore, c'è il maestro impallato. Perché gli hai detto che ci sono? Perché? Ti avevo avvertito, no? Dobro jutro, dobro jutro. Disturbo forse, signor direttore? Grazie. Ho impallato, ma io non l'avevo mica mandato a chiamare. E se aspetto che mi chiami lei? Senza offesa, signor direttore, 2 giorni di supplenza in 4 mesi, ovvia. Io, per me, quando qualche insegnante è ammalato, mi assoggetto a convocarla. E che posso fare se stanno tutti bene? È qui che la volevo, signor direttore. Oggi non stanno tutti bene. Il signor maestro Paolillo Carlo, 3B, sta male. Sì, io non ho ricevuto comunicazioni. E poi aspetti di essere chiamato, scusi. Mi permetta, signor direttore, ex combattente sul fronte albanese montenegrino con i reparti alpini. Fin da lontano 1947 io presentai domanda al provveditorato agli studi che mi inserì transitoriamente nei ruoli di supplenza. Lo so. Dico transitoriamente, signor direttore, sto transito dura dal 47. Se io per transitare dalla supplenza a una cattedra fissa ci metto 10 anni, signor direttore. Ma io non sono il provveditore, che c'entro? Forse sarà perché lei ha conseguito il diploma nel periodo bellico, quando lo davano con molta facilità. Io ho servito la patria, signor direttore. Tra un combattimento e l'altro, io studiavo. E va bene, lo vado a dire al provveditore. Chi lo devo dire, scusi? Avanti. Signor direttore, se vuol fare l'ispezione, la classe è pronta. Grazie, vengo subito. Signor direttore, ma come? Quella è del settentrione e fa la maestra qui nel mezzogiorno. Va bene, di Trieste, ma io aspetto da 8 anni e sono di Roma. Io ho tutte le carte in regola, signor direttore, e sono molto preparato. Perché oltre all'italiano io so il francese e ho una certa padronanza dell'albanese e del montenegrino. E questo che c'entra con l'insegnamento elementare? Tanto per chiarire, signor direttore, io nel mio insegnamento privato ho inserito anche questi idiomi che sono molto utili. Infatti i miei alunni, che non hanno ancora raggiunto l'età per i corsi regolari, sono molto più avanti di quelli del maestro Paolillo. E se la malattia perdura, come io spero, signor direttore, le farò vedere come preparerò quei demonietti. Il maestro Paolillo è qui. Ma come? Lei ha la febbre a 39? Sì, signore. Ma in 27 anni di insegnamento non sono mai mancato. Presente, direttore. Bravo. Ma non faccia l'eroe, che lei ci rimette la pelle. È cagionevole, signor direttore. Questa attacca la febbre a tutta la scuola. Io ve lo dico, poi fate come vi pare. Sì, noi facciamo come ci pare. Sì. Vada, impallato. Io vado. Vada. Vado. Pur di stroncarmi una carriera, voi non avete paura neanche delle vite mie, vero? Oh, sogno, ti orgoglio! Vada! Maligno! Ma che fa sto maligno? Oh, finalmente, mezz'ora che aspettiamo! Oh, buongiorno, belle signore, buongiorno! Oggi facciamo lezione all'aperto, che è una bella giornata! Ma lo sai che ore sono? Ebbè, lo so, ma io non c'ho l'orologio, scusa! Ah, c'hai la funzione, prega per me, pregate per... Oh, brave mammine, brave, mettete qua le maniottelle, vitamine, insaccate, nutrite il maestro dei vostri figlioli, che Dio vi benedica! Domani gli porto qualche cosa! Ebbè, figliola, domani, pure ieri mi ha detto la stessa cosa! Andiamo in fila, ciccione, tacità, che sudi! Mamme, all'una riprendete i vostri figlioli, che io non rispondo. Buongiorno, di loro, maestro. io li leggo. Stamattina gli ho dato una purga, sta un po' ingombrata. Ah, la purga a casa allora, Figlioli, attenti al maestro. Io lavoro in tipografia. E se no perché l'affida a lei? Ebbè, l'affida a me, ma non mi paga, so già 10 giorni che io ammaestro suo figlio. 10 giorni, si dico. Stasera gli porto 2 pacchetti dei nazionali. Come 2? So 3, 6 lezioni, so 3 pacchetti. Vero Gigetto, dilla papà, so 3 pacchetti, 6 lezioni. Va bene. Facciamo 3. Stasera devi incassare. Senz'altro, avanti Gigetto, vai in fila con gli altri, che sei in regola. Avanti in fila, figlioli. Per 2 non mi fate arrabbiare. Attie! Signorina Egle, come mai così presto questa mattina? Come mai? Cosa fate? Cosa guardate? In fila, bambini, avanti, march! Andiamo per prati questa mattina, allegri ragazzi.
le vestigia dell'acquedotto di Claudio. Pure io mi chiamo Claudio. E chi se ne frega, sta zitto quando io insegno, non è ancora ora di ricreazione. Andiamo ragazzi, venite a me da presso. Vediamo qui questa pietra di forma esagonale, propria dell'antica pavimentazione romana, detta anche opus incertum. Ma quella è in sercio. Sì, antico però, una vestigia del passato. Oh, prendiamo questo sassolino, vedete? O propriamente breccola, osserviamone gli strati. Sapete che dagli strati noi possiamo scoprire l'età? Fate circolare. Osservate bene gli strati, bambini, eh? Oh, Callia, eh? Ah, benissimo. Ci siamo, ragazzi, eh? Ci siamo. Sì, sì, non mi sono sbagliato. Eccola qua. Queste cicorie, vedete? Bambini! Correte, bambini! Eccoci! Bambini, vedete questa piantina? La vedete? Questa è cicoria, pianta commestibile, vedete? Osserviamone la struttura. Guardate, butta giù le mani e ti dai una mano, sa. Ce n'è dappertutto, cercatela e portatemela qui. Sì, bambini, correte! Sì, sì. No, questo è trifoglietto, la cicoria, ho detto. La cicoria, osservate che voi. Un'altra volta. Vai laggiù, va. Va là dietro. Ma pure tuo padre, con sta purga. Avanti, buono, figlioli! Signor maestro. Tenga, portatemi signor maestro. La cicoria! Ecco l'insalatina, signor maestro! Oh, Dobrotago, che in montenegrino vuol dire molto bene. Dobrotago. Questo è niente, Dobrotago. Questa non è buona, queste sono orecchie d'asino. Quella questa buona è quella come la niente. Mia. Cicoria, ho detto! Queste altre erbe non sono commestibili, bambini. State attenti! Cali? Shh! È molto che questa voce non giungeva alle mie orecchie. Voce soave, fresca e giovanile. Oh, guarda com'è procace. Ma è una gallina. Già, è un pennuto da cortile. Circondiamolo, figlioli, circondiamolo. Ha detto che scappa. Facciamolo scappare. Venite dall'altra parte, prendetemi, venite, figlioli. Oh, questo è detto propriamente pollo. E può anche essere pollo arrosto, pollo alla diavola, pollo alla cacciatora. Eventualmente anche pollo in fricassea, alla romana, allo spiedo, come il granino. Oh, dobro aiuto, fattore. Che hai detto? Buongiorno in Montenegrino, vero? Sì, ma qui che fai? Io insegnavo, figlioli, questo pennuto Senti, da cortile. Qui non insegni proprio a niente perché la gallina è mia. E se non te ne vai ti faccio un grugno così, hai capito? Che ignoranza, è vero, ma ci sono andiamo. I bambini innocenti, ci sono. E poi dice che è un paese civile questo? Già, te lo dico io. Andiamo, bambini, andiamo, lasciamo il pennuto a questo bruto. Chiedete il pennuto. Sì, me la tengo. Pennuto, e poi dice che c'è la libertà, vero? Già, ma vattene alla destra, non va. Non si può neanche spiegare un pennuto. Gigetto, andiamo, bambini, andiamo. Gigetto! 1, 2, 1, 2. A posto allineati, fuori la voce, cantare tutti. Pronti? 1, 2, 3, via! Lungo del rosso, c'è una biondina. Lei la rovina, lei la rovina, sul Monte Rosso c'è una bambina. Lei la rovina, deve giacchire se non parità, non ho colori. Non voglio dottori, non voglio dottori, se non parità, come una strassa. Minassa, minassa, cacchi del bom, sul Monte Bianco c'è una moneta. Lei la disetta, lei la disetta, sul Monte Bianco. E tu perché non canti? C'è ancora non c'ho le parole. Somaro. Lei la disetta, dei vecchi figli se son pallida, non ho colori. Non voglio lascio i miei fiori al vento, lascio le foglie al mare. Rinazza, rinazza, i fiacchi del bon, sul Monte Rosso c'è una biondina, lei la rovina. Ragazzi,